provate a indovinare un po' dove sono. Le scale mobili sono al contrario. No, non mi sono trasferito, era Chinatown questa, una piccola parte di Adelaide che sta in centro, sono in centro oggi, sto facendo una piccola passeggiata. Sta nella parte sud ed è praticamente tutta attorno al mercato centrale, Central Market, un enorme complesso con tanti negozi, turismo, cibo, tanto cibo. Ne approfitto per tirare fuori un argomento un po' particolare e l'argomento è la dinamicità. Ovvero le dinamiche di YouTube e non solo, e anche le dinamiche di quello che sta succedendo. E così mutevole sia anche il tempo, la dinamica del tempo atmosferico, che è effettivamente molto particolare qua. Un giorno c'è il sole, poi vengono le nuvole, piove due minuti, poi spariscono le nuvole, poi ritornano. Quindi molto mutevole, e direi che è proprio a tema rispetto all'episodio di oggi. Voglio parlare appunto di dinamicità, di multiculturalità e di diversità. Questo è un paese con tantissime culture diverse. La cultura australiana è derivata dall'europea, dall'asiana, l'anglosassone, insomma c'è di tutto, sono gli aborigeni, tutto vive con una certa armonia, è una cosa che funziona, non ci sono troppe cose brutte, anzi la città funziona bene proprio perché ci sono queste diversità. L'esempio che voglio fare io è riguardo a YouTube. Sembra strano collegarle in questa maniera, ma effettivamente nella mia testa è successo questo tipo di collegamento. YouTube adesso ha aperto, scusate cambio mano, una nuova app, è un nuovo sistema che si chiama YouTube Creator Studio. Molti di voi l'avranno già visto online, vi consiglio di andarlo a vedere anche via smartphone, in modo che possiate dare un'occhiata e capiate anche il perché ci sono questi cambiamenti. Sono cambiamenti di uno YouTube sempre in corso di cambiamento, è sempre mutevole, cambia, aggiunge cose, ne toglie alcune. Quello che manca, soprattutto in Italia, è l'informazione, perché sono cose che arrivano un po' dal nulla, sembra. Invece non è vero, perché basta informarsi un attimo e si trova tutto. Basta chiacchierare, basta parlarne. Io cercherò di darvi aggiornamenti, probabilmente molti di voi l'avranno sentito per la prima volta questa app, quindi andate a vederla e scrivetemi anche cosa ne pensate. È una cosa che c'entra poco con l'Australia in questo momento, ma è una cosa che c'entra in realtà col tema della puntata, che è la dinamicità e le cose mutevoli. Ora dal centro, intanto sto registrando tutto camminando, avete capito, dinamicità, camminare, muoversi, figata. Che poi a livello umano siamo delle persone, che per natura ci adattiamo. Ci adattiamo, cambiamo, mutiamo, insomma, se riusciamo a vivere ovunque in questa maniera e riusciamo a cambiare così tanto, perché essere pigri? Perché non volersi informare, non voler cambiare, non voler cercare qualcos'altro, insomma, migliorare? È bello anche questa cosa, volevo sentire un po' la vostra, non solo appunto per quanto riguarda YouTube, ma anche per quanto riguarda effettivamente i cambiamenti. Per esperienza personale, io sono uno che è nato da una parte e a un certo punto alle superiori si è trasferito in un'altra regione, e devo dire che già un cambiamento di questo tipo, non è ovviamente dall'altra parte del mondo, ma dal Friuli Venezia Giulia sono andato al Veneto, che sono 200 qualcosa chilometri, qualcosa così. Però il cambiamento è stato grande, soprattutto per l'età che avevo, e devo dire che mi è servito molto a maturare. E sempre per quanto riguarda la dinamicità, anche i video sono una cosa dinamica. Creare dei video anziché fare delle foto o semplicemente suonare della musica, senza nulla togliere a queste due forme d'arte che a volte riescono ovviamente a
essere superiori ai video in quanto sono più concentrate, per esempio appunto una foto particolare può essere concentrata proprio come messaggio, mentre un video è qualcosa di più particolare come mezzo di comunicazione. Il ragionamento che volevo porre: il video è dinamico mentre chi guarda il video non lo è, ed è una cosa secondo me da valutare anche questa, il fatto che magari io posso guardarmi un video mentre sto camminando, una cosa così, è diverso? È più bello? Meno bello? Ditemi anche voi cosa ne pensate. Piccola nota di servizio: qui al Convention Center, quello che vedete intorno a me, tra 2 settimane ci sarà la VCon, Anime Video Games Con, quindi una convention molto grande, vedrò di farvi un reportage da lì, vi lascio in descrizione il sito da cui potete vedere alcune cose, gli ospiti e cose varie che ci saranno.